Diciamo che purtroppo la stagione in Romania è divisa in quasi in due parti molto ben distinte, nel senso che c'è il girone d'andata che termina alla fine di novembre e poi il girone di ritorno ricomincia alla fine di febbraio, quindi probabilmente viene vissuta come due stagioni completamente differenti e c'è stato questo avvicendamento per cui pur avendo una buona posizione in classifica, pur avendo fatto bene complessivamente, la dirigenza ha deciso di cambiare la conduzione tecnica della squadra. Sicuramente ricordo, il ricordo migliore è quello dell'esordio in Champions a Roma con la Roma, esordio per me e praticamente per tutti i giocatori, oltre che per il club. Direi di no, credo che tutte le scelte fatte, tutte le decisioni prese, tutte le cose fatte abbiano avuto un senso. Naturalmente alcune scelte tecniche a posteriori potresti anche riguardarle, ma nel momento in cui sono state fatte per il bene o per quello che pensavo fosse il bene della squadra e quindi no, direi che posso difendere tutte le scelte che ho fatto. È Mureșan, che è centrocampista rumeno e che per qualità tecnico-tattiche e per atteggiamento soprattutto, perché avrebbe un atteggiamento giusto anche per il calcio italiano, credo potrebbe essere il più pronto. Ma credo che ci voglia ancora un po' di tempo per essere già pronto per una società di Serie A italiana. Sono soddisfattissimo e orgoglioso di questa esperienza nella Serie A rumena. Credo che il salto sarebbe forse un po' troppo grande. Probabilmente sarebbe più utile ancora delle altre esperienze prima di poter pensare di essere pronto per una Serie A italiana, naturalmente. Dovesse capitare, si prenderebbe in considerazione, però credo che ci voglia ancora un po' di esperienza.